I clienti possono pagare come preferiscono, non ci sono problemi. Benvenuti in Norvegia, tra i primi paesi al mondo a essere praticamente cashless. Qui il 95% dei pagamenti viene effettuato con moneta elettronica attraverso carte, cellulari o orologi digitali. A Oslo ci si sposta per lo più con autobus, tram e taxi. Nonostante il freddo, il passeggio nelle vie dello shopping non si ferma e di certo non si rinuncia a una sauna con tanto di bagno nell'acqua gelida del fiordo. Il tutto chiaramente pagato in maniera digitale. Usiamo le carte per tutto, non ho contanti con me e non ne vedo da almeno 2 anni. Come paga di solito? Con la carta. Qualcuno gliel'ha mai rifiutata? No, la adoro. Io uso i soldi raramente, solo quando non funziona il POS. Ma mi sarà successo un paio di volte in tutta la mia vita. Diversi negozi non prendono quasi più le banconote. Per alcuni di loro il denaro fisico è difficile e costoso da gestire. Il cash è passato di moda ormai. Studiando i dati ci siamo resi conto che è più costoso usare il contante di ogni altro mezzo. Abbiamo considerato la cifra necessaria ad acquistare una cassa, il programma per gestirla e a garantirne la sicurezza. Poi va quantificato anche il tempo impiegato per prelevare o depositare somme in banca e quello per dare il resto. Col POS è tutto più semplice e veloce. Sì, ma le commissioni pagate dai commercianti a quanto ammontano qui? Variano dal 0,1% al 0,5% dell'importo pagato dal cliente, oltre al costo del POS, sono particolarmente basse. E non differiscono di troppo da quelle italiane, che secondo una stima di Dataroom sono in media tra lo 0,7 e l'1,2%. E se in Italia a volte può essere un problema pagare con la carta, in Norvegia è il contrario. Anche trovare uno sportello per prelevare qui non è semplicissimo. Così il governo ha deciso di intervenire. Non tutti hanno un conto in banca e dobbiamo essere pronti a fronteggiare eventuali emergenze. Non è un caso che il ministro della giustizia abbia proposto una legge per costringere tutti i commercianti ad accettare anche il denaro sonante. Va garantito a chiunque l'accesso a tutti i sistemi di pagamento. Le faccio un'ultima domanda, ma qui esiste un tetto al contante per i pagamenti? Il limite è di circa 4.000 euro per transazione, ma i pagamenti cash sopra i 1.000 euro non sono detraibili dalle tasse. E comunque in Norvegia, anche solo pagare più di 500 euro in questo modo, attirerebbe decisamente l'attenzione.